Ok, io credo proprio di aver raggiunto il livello più alto che io possa raggiungere considerando lo spazio che ho a disposizione per organizzare tutti i miei trucchi. Io credo di aver raggiunto ormai il livello più preciso che io potessi raggiungere e più di così veramente. Non saprei proprio come fare, credo di avere veramente sfruttato al meglio ogni centimetro che ho a disposizione. Quindi, benvenuti nella mia makeup collection, ovvero anzi, più precisamente, vi mostro come ho organizzato tutti i miei trucchi considerando il poco spazio che ho a disposizione. Allora, questo è il lavandino del mio bagno e praticamente qui sopra ho la maggior parte delle cose che utilizzo praticamente tutti i giorni e con questi con questi contenitori credo di aver raggiunto il livello di organizzazione migliore e adesso alla veloce, molto alla veloce, vi faccio vedere come ho suddiviso tutte le varie cosine che mi servono quotidianamente. Allora, io qui praticamente ho tre contenitori per il make-up. Allora, in questo primo, che è quello un po' più grande, tolgo lo specchio perché altrimenti non si vede. Allora, in questo, che è quello più grande, allora, innanzitutto, qui davanti a tutto ho i miei contenitori per i pennelli e io ho utilizzato questi portapenne di Gorgeous. Molto carini e si abbinano benissimo con i colori del mio bagno e ho suddiviso i pennelli più o meno in occhi, viso e viso più in particolare perché qui ci sono i pennelli che utilizzo per applicare per esempio la cipria sotto all'occhio, per l'illuminante e per il contouring. Mentre qui ho i pennelli, questi un po' più carini che ho, che sono quelli che sono trasparenti e quindi ho questi di Neve Cosmetics e questi con i glitter, gli Aqua Brush di Lime Crime. Quindi qui tengo questi che non uso tantissimo, però sono carini da vedere. Mentre in questo contenitore ho messo queste tinte, comunque questi rossetti di Kiko che sono i 3D Hydra, che praticamente per la forma che hanno non riesco altrimenti a tenere in altri posti e comunque almeno qui ce li ho, li vedo e me ne ricordo. Poi ho l'olietto per i capelli di Mulac che utilizzo soprattutto come impacco. Poi tengo il gloss comunque che sto utilizzando, il balsamo labbra che sto utilizzando attualmente, il correttore perché mi sta finendo un correttore, quindi qui ho quello di riserva e ho il Born This Way. E questo gloss di NARS che sta finendo, quindi lo tengo qui perché almeno mi ricordo di utilizzarlo. Poi ho due profumi che sto tentando di finire di Kiko. Il fondotinta del momento, io utilizzo solo un fondotinta per volta e ho questo di Fenty Beauty. Le goccine illuminanti di Mulac che solitamente mischio al fondotinta. E poi qui ho vari prodotti per il viso, quindi ho un blush da finire MAC, che non apro perché è rotto, quindi si spargerebbe ovunque. Poi ho le perle queste di Too Faced illuminanti, che non mi fanno impazzire, però sono divertenti da usare. Li utilizzo un po' come iene perché non hanno un grande utilizzo secondo me. E poi ho l'illuminante, questo di Rihanna in crema da finire di MAC, e due illuminanti MAC, che sono gli unici illuminanti in polvere che ho.
ho questo un pochino più rosato olografico e poi il famoso Soft and Gentle. Mentre in quest'altro scomparto, qui ho anche un altro portapennelli e qui utilizzo, qui ci ho messo, diciamo, i pennelli quelli un pochino più carini da vedere, perché ho questi di Too Faced, questi di questa, questi mini pennellini di MAC che avevano i cuoricini ma stanno scomparendo, e altri pennelli, questi di Lancôme con i glitter, e sono comunque tutti pennelli per gli occhi che utilizzo tantissimo. In quest'altro scomparto invece tengo l'unico, diciamo, bronzer terra che utilizzo al momento, e è questo duo di Too Faced, quindi molto pratico perché praticamente ho due prodotti in uno, uno un pochino più chiaro, uno più intenso, e il blush questo di Too Faced. Mentre qui ho due prodotti NARS, io odio il packaging ma NARS, ho un blush e un illuminante che tengo qui così mi ricordo di utilizzarli, un nuovo blush che sta finendo di NYX, e poi ho altri prodottini. Allora qui ho il duo di polveri per le sopracciglia, questi due prodotti MAC che tengo qui ma che non utilizzo praticamente mai perché trovo difficilissimi da utilizzare, che erano usciti con la collezione di Cinderella, che dovrebbero fare un effetto tipo bagnato, ma sinceramente l'eye gloss non mi ispirano particolarmente, ogni tanto provo ad utilizzarli ma insomma. Un vecchissimo blush Kiko e il blush di MAC dedicato a Marilyn Monroe, che ogni tanto appunto uso perché è molto delicato, aranciato. Mentre qui ci sono quattro scomparti dove tengo diversi prodotti labbra e occhi, che ne so, ho questi gloss Kiko glitterati, matite, qualche matita da finire, questi qui di NYX, i Jumbo, mi sembra, pensi di NYX un paio. Questi qui di Kiko, i Long Lasting Stick, ne ho alcuni che almeno li vedo, che stanno qui, me li ricordo e ogni tanto quindi li uso. Mentre in quest'altro scomparto tengo il mascara del momento e sto utilizzando il Better Than Sex di Too Faced, insieme a una base NYX che per fortuna sta finendo perché non mi fa impazzire. E poi attualmente ho anche altri due sample di MAC di mascara che utilizzo a volte come top coat. E poi ci tengo, queste sono fantastiche, delle pinzette che hanno anche la luce e quindi sono comode. E poi utilizzo la base per le labbra, quindi utilizzo, tengo la base per gli occhi e la colla per le sopracciglia, sì, mamma mia, ma che sto dicendo, per le ciglia finte che utilizzo pochino però insomma la utilizzo, e la colla per i glitter, quindi tengo tutto qui, altri mascara che non utilizzo praticamente mai, però insomma questi prodotti li tengo qui perché comunque li utilizzo, almeno i mascara o comunque le basi, quotidianamente, e non avrebbe senso tenerli altrove. Quindi qui è tutto un primo mobiletto, un primo contenitore che secondo me è organizzato bene. Poi qui ho un altro contenitore dove ho il profumo, questo che adoro, di Ops, che di Ops Object, che mi piace tantissimo ovviamente per il packaging ma anche per il profumo. Poi ho il Fix Plus che ogni tanto appunto utilizzo per bagnare i pennelli, la crema viso che sto utilizzando attualmente, e poi ci tengo la cipria perché anche questa la utilizzo praticamente quotidianamente, e questo correttore lo tengo qui perché praticamente sta finendo e quindi comunque mi serve tutti i giorni. E poi ho qui tutti i vari prodotti che utilizzo praticamente quasi quotidianamente per gli occhi, quindi ho la matita per le sopracciglia, varie matite NARS
eyeliner, ma eyeliner, una nuova matita nera perché quella che sto utilizzando sta finendo, quindi tengo questa qui perché so che presto mi servirà, l'eyeliner del momento, e attualmente qui ho il Tattoo Liner di Kat Von D, e poi ho diversi eyeliner in glitter che io utilizzo sinceramente abbastanza spesso anche per illuminare, e ho questi di Urban Decay che stra adoro. Poi altri che utilizzo meno, tipo questo di Lime Crime, che trovo difficile da utilizzare sia per il pennellino orrendo ma anche per il colore, che anche a coprirlo non so, insomma comunque qui tengo questi prodotti, mentre qui tengo questa soluzione di Kiko che serve a mischiare i pigmenti, e questi gloss di Victoria's Secret che utilizzo pochissimo, però insomma li tengo qui, mentre qui ho l'accendino per le candele, un altro balsamo labbra di MAC, questo NYX gloss che cambia colore ma non mi fa impazzire, che è troppo liquido, e poi ho questa tinta labbra Kiko che ha il pennellino finito, cioè rotto, la tengo qui perché almeno mi ricordo, ogni tanto la utilizzo, mentre qui ho prodotti labbra che adoro e che sono, e di cui comunque ho pochi tipi, quindi ho queste due tinte di Too Faced, le Melty, delle prime che sono uscite dal packaging, si capisce. Ho solo due lingerie NYX e ho questi colori, e ho solo due tinte Lime Crime e ho queste, e poi qui ci tengo anche questa matita duo, la Due Baci di Neve Cosmetics, che non mi fa impazzire, mentre qui ho i prodotti per le labbra, diciamo MAC, che mi piacciono di più e sono carini da vedere. Quindi, no, qui ho gli Urban Decay, ho questi due topper per tinte, comunque per rossetti matte, che mi piacciono molto, anche questa verde. Ho questo pennellino perché lo sto utilizzando, è schifoso, lo so, però lo utilizzo per prelevare, poi faccio vedere, insomma, qui il correttore, perché altrimenti non riuscirei a prelevarlo. Ho un pennellino per le labbra, poi ho questi altri due prodotti MAC, che sono troppo belli nel packaging, e questi altri due prodotti sempre MAC, bellissimi nel packaging. E poi qui tengo le matite che stanno finendo, quindi ho questa nera MAC che sta veramente agli sgoccioli, e meno male perché non è un granché, e poi ho questa bianca di Dior che anche questa appunto sta finendo, non mi fa impazzire, però le tengo qui perché almeno le vedo tutti i giorni e le uso tutti i giorni. Questo invece nuovo mobiletto è continuo a chiamarlo mobiletto, voi non ci fate caso, è una new entry comprata da poco. Allora, qui sopra, vabbè, ci sto tenendo, qui in questo pot tengo il contorno occhi che praticamente sta finendo, e qui ho il nuovo crema, la nuova crema contorno occhi che sono curiosissima di provare, di The Body Shop, perché non so se riuscirete a vederlo, non lo vedrete mai, ma è un po' glitterata e mi attira tantissimo. E poi ci tengo questi due correttori perché altrimenti non saprei dove metterli, poi comunque sono carini da vedere. Il pennellino schifoso di prima lo sto utilizzando per riuscire a prelevare il correttore verde che è tutto qua giù in fondo. Mi dovete spiegare che senso ha creare un prodotto del genere. Comunque, questo invece l'ho praticamente comprato da poco proprio per questo scopo, perché qui nel primo cassettino ci voglio tenere praticamente tutti i pennelli di tutte le Naked, perché a me piacciono questi pennelli, e nonostante sento che ci sono youtuber che se ne lamentano perché dicono che non sono di qualità, ma a me piacciono e quindi li voglio tenere qui, anche perché se li tengo tutti nelle Naked non li uso mai, invece così li uso. E poi ho utilizzato questi altri scomparti per metterci un po' di smalti che avevo random in giro e non andava bene, così come anche di qua ho smalti
random, mentre qui ci tengo tutti i miei pigmenti, quindi ce li ho tutti qui e li vedo, so che ce li ho e li utilizzo. Quindi questo è tutto quello che ho sul mio lavandino del bagno. Mentre in questo mobiletto qui che ho sempre di fronte al mio lavandino ho tutto il resto dei miei prodotti e io lo stra adoro come sono riuscita a organizzarlo. Fondamentali sono questi contenitori di Maison du Monde con i vari appunto cassettini e questa e queste che sono appunto scatole di Ikea e secondo me questa sistemazione è perfetta. Adesso velocemente vi faccio vedere che cosa c'è in queste scatole. Nei cassettini questi con i cupcake mi sono organizzata in questo modo. In uno tengo tutti gli ombretti e alcuni campioncini omaggio di blush di Neve Cosmetics che sono comunque piccolini che utilizzo come ombretti, ma essenzialmente ci tengo tutti questi ombretti Kiko che sono fantastici, erano i Long Lasting Wet and Dry Eyeshadow che sono questi che hanno questa forma e questa texture, fantastici soprattutto da bagnati, e ne ho abbastanza, quindi qui mi sono organizzata così e quindi so che stanno tutti qui. In quest'altro invece ci tengo dei prodotti MAC che sono magari rotti e qui ho questo che mi si è rotto subito dopo averlo comprato praticamente. Vabbè, comunque l'ho quasi finito, lo utilizzo tanto questo prodotto soprattutto appunto per illuminare l'arcata sopraccigliare. Poi ho due ombretti che hanno fatto una brutta fine sempre di MAC ma che utilizzo, e poi ho tre paint pot che tengo qui perché almeno so che stanno tutti qui e anche se non mi fanno impazzire, però insomma ce li ho tutti qui. Questo andrebbe svuotato e buttato, però sono troppo belli, quindi li tengo più che altro per collezione, perché ormai questi prodotti non li uso più. Ho provato, ma sono secchi o comunque mi fanno irritazione che saranno super scaduti. Ci sono tutti i Color Shock Kiko, li avevo comprati veramente tutti, però sono troppo belli nel packaging, con questo packaging così satinato di vetro, cioè vabbè, li tengo più che altro per collezione. E in quest'altro invece ho tutti questi ombretti mono MAC, quindi sono tutti ombretti essenzialmente appunto questi piccolini così MAC, e in più c'è anche un paio, ci sono credo, di pigmenti pressati, quindi di ombretti un pochino più grandi, però insomma in generale tengo tutti gli ombretti questi più piccoli MAC. Nell'altro contenitore sempre di Maison du Monde invece, questo con i fiocchetti, ho in questa scatolina ho tutti gli ombretti questi grandi MAC e alcuni pigmenti pressati, quindi so che stanno tutti qui dentro. In quest'altra invece ho prodotti random, ho questi quad di The Body Shop, ho un po' di prodotti di Illa Masca, ho un ombrettino rosa, questo cremoso metallico dorato che uso più che altro come base, ho tre mini ombrettini NARS, questo violetto. Questo è bellissimo, è un mattone, e questo invece è giallo cremoso e non mi fa impazzire perché tende comunque a spostarsi, però insomma vabbè, ce l'ho. E questo di The Body Shop, insomma qui tengo questi prodottini qui un po' a sé, mentre in quest'altro contenitore ho cose che praticamente non utilizzo più. Però insomma vabbè, stanno qui cosine un po' vecchie di Kiko, cosine un po' che appunto non utilizzo più perché ditemi voi con questo cosa ci posso fare, però insomma vabbè, li tengo qui.
Mentre nella scatolina quella nera che era su all'ultimo ripiano, tengo qui dentro tutte le palette MAC piccole o comunque di edizioni natalizie speciali. Quindi ho questo duo di MAC, ho la palettina questa che era uscita un Natale con questi colori, quest'altra, cioè questa ha un packaging bellissimo ed è questa. Poi ho quest'altra che dire bellissima anche questa, con questa, però la qualità non è eccelsa di questa. Poi ho questa, questo quad metallico sul blu grigio. Questo mi piace veramente molto, questi colori, cioè questo finish di ombretti MAC, questo è Collective Chic Velux Perfusion Shadow. Questi sono veramente top, sono luminosissimi, anche il colore questo più scuro è luminoso, bellissimi. Questa palettina di Rihanna MAC è la vita. Ci sono questi colori che utilizzo tantissimo per intensificare magari degli ombretti di palette che non hanno il nero. Questo per lato bianco è fantastico per illuminare, questo come colore di transizione se in qualche palette non c'è un colore adatto. Insomma, questi sono fantastici. Questa palettina sembra insulsa ma in realtà è molto comoda. E poi ho la palette questa più grande che è orrenda, era bellissima ma è orrenda perché praticamente non serve a nulla, ha questi colori brutti, questo illuminante che non illumina e questi due prodotti labbra che insomma lasciamo perdere, quindi questa palette orrenda. Quindi qui quello che vi ho fatto vedere è tutto qui e lì ci tengo, ho delle palettine MUA che andrebbero buttate, nemmeno ve le faccio vedere, e qui ci tengo degli smalti, gli unici smalti che ho di Siate, questi che sono un po', se si vede qui, insomma sono un po', e il resto lo tengo poi anche qui sotto, se no insomma gli smalti più o meno ce l'ho tutti sistemati. Sono orgogliosissima della nuova sistemazione di questo piano, perché ho comprato questo contenitore che mi permette di tenere in ordine e a portata di mano tutte le naked. Quindi tutte le naked, con in più la chocolate bonbon di Too Faced, questa la Moon Dust di Urban Decay, che di che se ne dica io la uso, e la chocolate, ma che non tiro fuori perché ci sta precisa, quindi mi tira fuori tutto, comunque la chocolate bar. Poi qui ho la Duochrome di Neve Cosmetics, che mi piace tantissimo, e qui ci tengo invece le due di Urban Decay dedicate al Mago di Oz e il set per unghie di Siate con lo smalto bianco e nero. Poi passiamo a quest'altro ripiano che secondo me è fatto carino così. Qui tengo questa limetta con i macaron, troppo carina, e quindi qui ho lo scrub labbra, questo profumo Kiko che sto cercando di finire, una palettina Kiko che non uso più però mi piace di vederla, la Beauty Blender, altri smaltini tra cui un paio di NARS o di La Masca. Qui dentro ci tengo invece gli unici due Diamond Hue che ho di Lime Crime. E niente, qui ora vi faccio vedere velocemente cosa c'è dentro a queste altre scatoline. A caso tengo questa palette Kiko un po' lì così perché è un po' rotta, un po' insomma un po' così, ma insomma la uso veramente pochissimo, niente di che. Allora, questa scatola più grande non la tiro fuori perché è incastrata e mi creerebbe difficoltà. Comunque, qui ci tengo le cosine un po' che non so dove mettere, qualche palettina vecchia di Kiko, qualche palettina così random, insomma, che uso veramente poco, o di queste comunque che sono piccole. Insomma, qui ci tengo queste.
Mentre in quest'altra due scatoline di Ikea tengo in questa queste palette Kiko. Io non so se ve le ricordate, ma sono veramente palette fantastiche che io comunque devo dire spesso utilizzo. Questa tutta glitterosa e quest'altra che ha dei toni più neutri, insomma comunque più da tutti i giorni, però sono palette veramente fantastiche. Poi ho quest'altra che sinceramente invece, cioè questi ombretti non funzionano nemmeno da bagnati, quindi orrenda. Questa è vecchissima, non la butto perché vabbè, la tengo, ma intanto non è che mi crea problemi, però insomma mi si erano rotti questi, è rimasto solo questo che è un glicine abbastanza brutto. Così come inutile e insulsa è questa, perché questi colori non scrivono, però vabbè, ce l'ho, la tengo qui. In quest'altra invece ho cose che praticamente non utilizzo mai, però mi dispiace buttarle e quindi vabbè, la tengo qui. Ho questa palettina vecchissima di Kiko, forse una delle prime cose di Kiko che comprai, probabilmente questa ce l'abbiamo un po' tutte. Non lo so, veramente dei colori a parte brutti, ma non scrivono, palette orrenda. Questa è di Mua che non so perché ancora stia qui, ma veramente anche questi non scrivono, brutti, brutti, brutti. Questa invece di Kiko l'avevo utilizzata veramente tantissimo e si vede, infatti è molto molto utilizzata e non era malissimo, però anche questa non scriveva un granché. Poi avevo comprato di Essence questo che doveva essere forse credo un illuminante, ma non scrive niente, lo tengo giusto perché è molto carino, natalizio. Questo trio di Mua che praticamente non scrive, ma vabbè, sta qui. Questo prodotto NYX, questa palette NYX che era per si apre da sotto, Smokey Eyes, aveva quindi questi blush, ma sinceramente non mi ha fatto mai impazzire particolarmente. Qui aveva anche un primer, ma insomma carinissima sicuramente da vedere, ma usata pochissimo, non so nemmeno io il perché. Poi ho questi due contenitori che contengono la maggior parte dei miei prodotti, i miei rossetti, gloss, lip gloss insomma di MAC. Quindi qui ho tutti più che i rossetti, quelli diciamo classici, e questi con il packaging più carino. Qui c'è un infiltrato, è questo di Lime Crime, però è troppo bello, quindi sta qui. E qui ho vari lip gloss, insomma prodotti vari, e questi li tengo così. E poi ho questo fantastico contenitore preso da Maison du Monde con tutti questi cassettini, comodissimo. Ah, qui sopra ci tengo il profumo di Moschino e questo set di rossetti MAC, che quindi sta qui, è anche carino da vedere, quindi era quello che aveva questa confezione qua, questo packaging. Poi qui ci ho messo questo perché praticamente mi è arrivato che era rotto, però vabbè. Ah, qui ci tengo tutti i prodotti cremosi per gli occhi, e quindi ho tutti i vari fluid line di MAC, ne ho alcuni, questi glitter di M Cosmetics, insomma qui ho varie ed eventuali. Comunque ho qualche prodottino appunto super super glitteroso di Neve Cosmetics, insomma qui ci tengo questi. In quest'altro invece secondo cassetto tengo cose che non uso praticamente, un vecchio profumo di Lush che andrebbe anche buttato, degli ombretti per capelli che io comunque ogni tanto riesumo, e altri ombretti per capelli e niente, insomma questo è un cassettino abbastanza inutile. Mentre qui tengo tutti i prodotti per gli occhi, quindi tutte matite, matitoni e qualche eyeliner un po' più vecchio o comunque che non mi piace particolarmente. Qui
ho altri ombretti per capelli, perché io sì, ho passato il momento degli ombretti per capelli. Poi ho questi due vecchi blush di Essence, questi che erano sfumati, che tutti decantavano, li ho presi, ma a me sinceramente non piacevano e sinceramente neanche mi ricordavo di averli. Ora che li ho rivisti, può darsi che li riutilizzi qualche volta. Questo invece è un cassettino importante, perché qui ho tutto il resto dei miei praticamente rossetti, tra cui ho altri rossetti MAC che comunque hanno una forma strana, che non mi stanno nei contenitori classici dei rossetti, alcuni di Kiko, insomma qualche Haime di Pupa, della Masca, insomma. Mentre qui sotto tengo tutti i prodotti labbra, quindi non solo matite, matitoni, ma anche qualche base, qualche gloss che uso un po' meno, qualche tinta, insomma, qui so che ho tutto il resto dei miei prodotti per le labbra. Ah, e poi lassù, in quel contenitore di Gorgeous, ho altri prodottini che magari utilizzo un po' meno. Adesso guardiamo insieme cosa c'è dentro, perché non me lo ricordo. Vediamo che c'è, ma dovrebbero esserci proprio delle cosine che non utilizzo quasi mai, però il contenitore è bellissimo. Sì, praticamente qui ci sono cose che o non mi piacciono o cose comunque un po' vecchie che mi dispiace buttare, qualche rossettino anche di Kiko che però non utilizzo, o anche qualcosa che mi hanno regalato che non mi piace. E insomma, qui sì, tengo cosine così. Ho questa palette anche di Essence che non ho mai usato, e non so, sta qui, mai usata, e non mi ispira, anche perché ho altre palette con questi colori, insomma, che qui tengo questo, andrebbero buttati, ma vabbè, mi dispiace buttarli. Quindi questo è tutto per la mia sistemazione make up. Sono orgogliosissima, perché secondo me ho raggiunto il massimo dell'organizzazione possibile, e io mi trovo benissimo organizzata in questo modo. Quindi io spero che il mio video vi possa, diciamo, dare qualche suggerimento su come organizzarvi, se anche voi come me avete pochissimo spazio. E quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!